16 anni, aspetta, 13, 18 anni e mezzo, un bel pezzo. E lì era dura, perché la fatica lì c'era, ti pagava bene, bene, insomma, bene, molto meglio. L'apri 2000 lire alla settimana, che era 8-10 lire al mese, per cui ne prendevo 30-35, stavo impazzato allora, negli anni 60, proprio 1960 se entrava così, o 61, 60. E lì ci sono stato, dico, 13 anni e mezzo lì, e 5 anni e mezzo di là, che farebbe 19. 19 anni di meccanica ho fatto, però a un certo punto mi sono stufato pure le mani a ferro, pesava, stavo ascoltando, l'inverno era gelato, allora dico, sa che può, ritorno a scuola, io c'avevo solo la quinta elementare. A Iesi c'erano le scuole serali, ti permetteva di fare le 3 anni della media in un anno, tutto il programma di 3 anni in un anno. E l'ho fatto, sono andato a scuola dopo 14 anni che avevo lasciato l'elementare e mi sono ritrovato come se fosse il primo giorno, diciamo che sono rientrato a scuola dopo aver lasciato la quinta elementare. Mi sono trovato così bene per le materie, per la memoria, guarda, come se avessi studiato di continuo, non avevo letto più un libro da quando ho lasciato l'elementare. E lì veramente, e sono riuscito così bene che alla fine ci ha mandato a dare l'esame a Ancona, in una classe media, insieme ai ragazzi della terza media, l'esame del terzo anno. E mi ricordo, mi è riuscito così bene che presi una media dell'8, 8 e mezzo, su tutte le materie, storia, geografia, italiano, matematica. Quindi tu studiavi e lavoravi. Andavo a scuola la sera alle 8:30, alle 9, fino alle 11:30. Ma mi ci sono impegnato, E le cose ti riesci bene quando lo fai con l'impegno, c'è niente da fare. Quindi giù all'esame, mi ricordo, io mi sono messo nel primo banco. Perché io voglio sentire bene, voglio vedere bene quello che c'è. E arriva un problema tosto, credo c'era algebra, c'era di tutto questo problema. Allora, non mi è sembrato molto difficile veramente, però era tosto. E va fuori, due ragazzette dietro di me, dice, quanto gli porta? Ero al primo banco, c'era il professore di questo che te porta, di quanto mi porta. Allora fa così, va bene. È stato pure per me una sicurezza che l'avevo fatto bene, se l'ha fatto bene loro, io insomma, in effetti è andata così. L'orale di professoresse io l'ho portato in paradiso, gli ho detto sì. Dice che è un personaggio che è stato, come ha detto, il coso dell'umanità, insomma. Siete voi, il professore, chi è che fa il bene dell'umanità? Date l'intelligenza alla gente, l'educatori, questo vuol dire molto, essere istruito. Certo. Dammi 8, dopo un altro dice basta, no, dice vedi che bravo, fa qualche altra domanda. A me tutte le domande erano lì, non è che non mi fermava niente, perché ero preparato. Certo. Allora vabbè, ma ad 8:30 di media, adesso che volevo lasciare andare a lavorare, volevo continuare a studiare, perché mi piaceva e mi riusciva. Allora mi ricordo, chiesi a Don Mario, che era il parroco della parrocchia mia di San Pietro, ma è bravo, Don Mario, che mi consiglia? Io, no Giancarlo, dice dopo c'è caso che studi, sarai bravo tutto, ma non trovi il lavoro. Il te adesso c'è un lavoro sicuro, lì non ti manda via nessuno. E ho capito, però così mi hanno stufato, dai. E allora mi sono andato da fare, ho fatto domanda nelle banche. Ho andato via un sacco di curriculum, mi chiama la Cassa di Spagna ancora. Dice, guarda, stiamo ampliando il centro, vieni giù, facciamo un colloquio col direttore. E perché io nel frattempo avevo fatto un corso di meccanografia a Perugia.
sei mesi, tutte le domeniche, si andava su, 3-4 ore quasi, fino a luna, e ti insegnava come funzionava un centro elettronico. Ma te davano infarinata, non è che... sono andato lì, però, una meccanografia a Perugia, dove mi ha insegnato come funziona. E il direttore dell'Ancora dice, vieni giù, ti assumiamo per 6 mesi. Dopo mi stavo lì dentro e ho detto, guarda, te se non fai il lavativo, te qui, te mandavi a finire. Infatti ci sono stati 18 anni e mezzo, cassa di risparmio di Ancora. Dopo 18 anni e mezzo, la cassa di risparmio di Ancora, che io stavo lì, ho fatto la fusione con Verona, Vicenza e Belluno. E allora dice Giancarlo, bisogna che vai a Verona qualche mese, il nuovo... No, Verona no, non ci vado. Passare altri 3-4 mesi, ci vado, ci andai tutti, bisogna che ci vai. Allora io vado a Iesi. Come vai a Iesi? A Iesi ce l'abbiamo le filiali, ce le metterete, che mi importa? Io, tanto io mi licenzio, io mi vado e chiudo, ho 18 anni e più di IPS, ci arrivo, quasi 19 anni. No, scusa, mi sbaglio, 37 anni, ce ne voleva 36 anni per andare in pensione, sì. O 60 anni. Sì. Io avevo 36 anni di IMPS, diversamente IMPS, che era tutto IMPS, non ho dovuto fare nessuna conversione o aggiunta, niente. Quindi sono andato in pensione a 52 anni. Andavo abbastanza presto. Che mazzata che gli dà. Guarda, quelli, ma come, vai via adesso, dice, sai che non c'hai 20 anni di banca, non entri nella pensione bancaria, la giunta che ti danno, dico, quanto me danno? Dice, 200 euro di più al mese, dico, io con 200 euro avanti e dietro non mi basta, quindi tenete le 200 euro, scivo via, e è stata una cosa che veramente mi ha fatto piacere, perché non mi sono annoiato mai in vita mia, non so che cos'è la noia, quindi avevo l'astronomia, avevo la musica, avevo le figlie da portare a scuola, a ginnastica, mia moglie lavorava mi pare in altri 2 anni, e poi anche lei andava in pensione. Che poi c'è avuto da fare, più da pensionato che... Ah sì sì, allora dico, adesso quando vai in pensione, la prima cosa che fa, imparo l'inglese, metto da parte le 2-3 mila diapositive che ho, che un po' sparpagliate, e fatto te che... Hai fatto vivere, non c'era più tempo, c'era più voglia, forse io ne so, so che sarebbe stato bello. Poi l'hai trovato il 61, eh? Sì? L'hai trovato. Parla. E quindi... No, hai fatto bene, sono convinto che...